Allora, Leonardo, io è l'ultima volta che vengo a picchiare, che non è possibile, tutte le volte io mangio una cosa e te ne mangi un'altra, cioè o la tua è più buona, o la mia è più buona e non... No, ecco. Sono sempre buone uguali. Buone uguali, però no, cos'è? C'hai delle allergie? È la grande professionalità, perché io non sono allergico a niente, mangio tutto e tu lo sai bene, dalle frattaglie, qualunque cosa. Però qui, allora, sentiamo direttamente uno dei due chef. Allora, Riccardo, spiega come funziona in un grande ristorante il concetto di riuscire a personalizzare il menù al momento. Allora, solitamente nei grandi ristoranti non è che si vada ogni settimana, una volta al mese, solitamente capita una volta ogni 6 mesi, no? Una grande ricorrenza. A dir bene, mi sta dando veramente Dunque, nonostante tutto dobbiamo ringraziare Romanelli che poi ci dà la possibilità di fare della cucina di ricerca. È il mio lavoro. Esatto, esattamente. Dunque stasera abbiamo creato appositamente per lui dei piatti nuovi. Nuovi, ma addirittura l'hanno dovuti fare in abbinamento a tutta la linea dei bisol che faceva anche il menù apposito, cioè la difficoltà è stata estrema. Però in realtà lo fate sempre quando c'è questi elementi. Quando cosa succede in un grande ristorante? In effetti ci sono problemi oggi di allergia, celiaci, allergie, intolleranze, gusti e anche vegetariani, religione ovviamente. Cioè, hai cambiato te? Poi Firenze comunque offre un bacino di utenza di clienti di molto varia. Abbiamo dei clienti americani, noi, che vengono all'Enoteca da 30 anni e si fermano una settimana. I primi 2 giorni ci mangiano praticamente tutto il menù alla carta, dopo iniziamo a piatti nuovi. Li devo conoscere perché 5 giorni a Pinchiori, questi e sono non ti hanno invitato mai. Non mi hanno invitato questa volta. Questa è la cosa. Ogni tanto qualcuno capita. Però quindi ecco, il concetto di fondo è questo: in grande ristorante bisogna essere pronti alla alla richiesta improvvisa. Esatto. E stasera cosa ti hanno portato di... No, ora questo qui lo sveleremo poi vedendo le foto e tutto quello che abbiamo fatto. Però la cosa secondo me incredibile è stato fin dall'inizio, cioè il primo piatto mi ha commosso con la burrata affumicata, hanno fatto un piatto veramente che non lo svelo perché era nella carta di una cosa. È un piatto che stavo studiando perché ricercavo comunque diversi gusti. Vedi? Acidità, grassezza. Le nuove tendenze, ma cioè, abbiamo Riccardo Monco, il nuovo, voglio dire, fashion food designer e la cavia di Riccardo Monco. La cavia, bene.